Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis, con questo video cerchiamo di dare risposta a un nostro amico appassionato che ci segue e che ci chiede come fare a mantenere controllo del campo, quindi a non trovarsi sempre a rincorrere e come fare a mantenersi il più possibile vicino alla comfort zone, che noi intendiamo un metro e mezzo appena dietro la linea al centro, appena dietro la linea di fondo campo. Questa è la zona dove il giocatore riesce a coprire meglio ogni zona del campo. Bene, ora cercherò di farvelo vedere andando a colpire diversi colpi angolati sia a destra che a sinistra. Premetto che le palle mi vengono lanciate dalla macchina lanciapalle, quindi la lascerò regolata sempre nello stesso modo, ma cercherò di farvi vedere come mantenervi più vicini possibile alla comfort zone, quindi rimanendo più vicini dentro al campo vedremo che faremo meno metri sia a destra che a sinistra, quindi non correremo verso dietro ma cercheremo di rimanere più dentro al campo possibile e addirittura tagliare in diagonale, quindi verso la palla, e andare a colpire il colpo facendo meno strada. È chiaro che anche l'esecuzione del colpo sarà un pochino più controllata, meno sbracciata e meno ampia, perché cercheremo di anticipare molto il colpo. Bene, vediamolo un attimino insieme. Ora, come vedete, mi allontano molto, mi sto allontanando come vedete molto, quindi indietreggio a colpire la palla del mio avversario, in questo caso abbastanza profondo, quindi il mio movimento sarà sempre, come vedete in questo caso, all'indietro. Ecco, come vedete in questo caso mi sto allontanando e perdo un pochino controllo della comfort zone. Mentre vedete sulla stessa traiettoria, quindi sugli stessi colpi, sulla stessa profondità, cerco di rimanere più vicino alla linea, vado incontro alla palla, taglio in diagonale, cerco comunque di eseguire delle aperture e dei movimenti un pochino più controllati, meno sbracciati, meno ampi. In questo modo chiaramente ottengo due vantaggi. Quello di fare meno strada, quindi faticare meno, ma nello stesso tempo anticipo e colpisco prima la palla, quindi terrò un pochino più sotto pressione il mio avversario. Naturalmente per fare questo è necessario colpire la pallina, come vedete in questo momento, all'apice della traiettoria, cioè quando la palla ancora sta salendo o è addirittura nel punto fermo. Qui al contrario, se indietreggio e lascio scendere la palla, mi allontano dalla comfort zone. Faccio più strada, fatico di più, sono anche in questo modo più vulnerabile, lascio più campo, quindi lascio la possibilità all'avversario di effettuare delle aperture di campo laterali con dei colpi in diagonale e quindi gli lascio la possibilità di aprirsi il campo. In questo modo sono anche molto più vulnerabile se mi viene giocata una palla corta, quindi una smorzata. Bene, amici di Marina Romea Tennis, spero che anche il video di questa sera vi sia piaciuto. Se così è, vi invito a mettere il like e ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Attivate anche la campanella per ricevere le notifiche delle mie prossime uscite. Alla prossima, Roberto!